Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Nel video di oggi, come vi avevo anticipato la scorsa settimana, voglio realizzare una semplice card utilizzando però i particolari che ho fatto nel precedente video utilizzando la pasta stamperia Soft Clay, una pasta molto leggera che permette di fare degli abbellimenti leggerissimi che si possono attaccare su qualsiasi lavoro. E volevo appunto fare una card per farvi vedere che una card è una cosa molto leggera perché insomma è un foglio di carta piegato, ma nonostante tutto andrò ad attaccare diversi componenti e rimarrà tutto molto bello e molto leggero. E quindi voglio farvi vedere come utilizzarlo in questo video. Allora, questi sono i particolari che abbiamo fatto l'altra volta. Nella descrizione vi lascerò il link dove se volete potete guardare il tutorial per realizzarli. Ora occupiamoci della nostra card. Praticamente sono partita da un semplice foglio di carta A4 bianco che ho piegato a metà e che ho poi tagliato della dimensione che mi sembrava più corretta. Comunque questo chiaramente è una cosa che potete fare a vostro piacimento. Ora, come base voglio mettere questo foglio di carta che ho già ritagliato e che però vado a stressare un po' con semplicemente una forbice in questo modo qua. Ora, da sovrapporre a questo foglio utilizzo uno dei miei fogli del kit Romantic Vintage che trovate nel mio negozio online. Vi lascio anche di questo il link nella descrizione e vado però a tagliarlo con il mio righello seghettato. Vedete che ha due tipi di seghetti, uno più sottile e uno più spesso. Io lo utilizzo quello più sottile e la vado a tagliare in questo modo per dare un po' di motivo. Lo faccio su tre lati, così. Qui cerco di tenerne un po' meno perché la card è già dell'altezza, diciamo, quasi giusta. Quindi vado a fare un lavoro di questo tipo, basta così, idem da questa parte. Prima di incollare questa carta voglio fare una cosa, voglio tagliarla perché ho intenzione di mettere questo particolare che esce fuori. Quindi vado a fare un taglio più o meno così, vediamo se poi va bene. In questo modo qua. Per capire se potrebbe essere. Adesso prendo uno stuzzicadente e vado a piegare in questo modo i laterali, così, in modo da aprire ulteriormente lo spazio. Ok. Direi che ci siamo. Quindi andiamo ad incollarla in questo modo qui. Ok. Ora, per decorare la card, oltre ai miei particolari di Soft Clay, voglio utilizzare degli altri abbellimenti e vi faccio vedere cosa. Allora, intanto andiamo a fustellare, vediamo un po' dove l'ho messo per farvelo vedere. Ok, allora
Andiamo a fustellare dei coralli, però io vi voglio far vedere che ho utilizzato non una fustella per i coralli, ma una fustella che già ho e che utilizzo e che trovo comodissima. Vi lascio anche di questa il link nella descrizione, perché praticamente questa fustella ha tutte le varie foglie per realizzare, diciamo, le decorazioni di Natale, visto che si presta moltissimo bene, ma comunque per avere della tipologia diversa di foglie, se volete fare delle card o dei lavori utilizzando delle foglie. Io andrò a utilizzare questa fustella per realizzare i miei coralli. Quindi la fustella è questa e ora vi faccio vedere che comunque si ottiene lo stesso effetto e vengono molto molto carini. Allora, per fustellare il mio corallo utilizzo la mia mini Big Shot, la chiamo così, fustellatrice. Allora, per chi non avesse appunto la Big Shot, che è la classica fustellatrice grande, che chiaramente fa molte più cose perché fustella anche i particolari più spessi, il feltro piuttosto che il legno sottile sottile, insomma, è un'altra cosa. Però, per chi non avesse quella fustella, una di queste trovo che sia un ottimo, insomma, un ottimo compromesso, perché comunque è una cosa molto piccolina, chiaramente permette di fare delle fustelle piccole e su carta, però se realizzate dei lavori di scrapbooking, comunque vi può tornare molto molto comoda. Io ho preso questa che era una versione di T-Molds. Vedete? Adesso non so se c'è ancora proprio questa nello specifico, comunque la cerco, vi lascio il link, oppure di una simile. È munita di ventosa nella parte sottostante, quindi voi la potete attaccare. Adesso questo supporto non so se tiene comunque, magari tiene un po' meno, e l'attaccate con la ventosa sul supporto, così rimane più stabile. Poi è munita di queste due placchette per fustellare, quindi adesso io vado a fustellare sul, chiaramente, il cartoncino rosso, il mio corallo, non corallo, visto che nasce come un ramo, ma va bene lo stesso, e vado così a fare la mia fustella. Stacco. Quindi attacca bene anche qui sulla mia plastica. Ok. Abbiamo fustellato. E adesso andiamo a Allora, se non avete l'attrezzo che vi faccio vedere io adesso, potete, adesso vi faccio vedere con uno stuzzicadente, dov'è quello che ho usato prima, così vi faccio vedere. Aiuto, l'ho perso. Ah no, eccolo qua. Dovete andare a togliere semplicemente le parti da eliminare, vedete, è una cosa molto semplice. Oppure, se volete, c'è un attrezzino apposta che è questo, che serve proprio per pulire le fustelle più intricate come queste. Quindi voi in questo modo qui passate semplicemente, delicatamente, questo attrezzo che vedete fatto in questo modo, e lui vi pulisce immediatamente le fustelle molto molto intricate, quindi i centrini, quando ci sono questi particolari piccoli piccolissimi da togliere. Quindi, realizzato il nostro corallo, io ne ho già fatti chiaramente altri, così togliamo tutto e vediamo un pochino come decorare la card. Allora, io pensavo di fare in questo modo qui. Allora, vado a tagliare con la forbice i rami, così abbiamo dei particolari che sono più piccoli e che possiamo mettere come preferiamo. Quindi tagliamo così. Ok,
Pensavo di mettere dei coralli qua così. Quindi andiamo ad incollare in questo modo qui. Voglio ancora mettere magari sotto della garza, la lascio così di questo colore va benissimo. Quindi taglio un pezzo e lo mettiamo sotto, giusto per dare un pochino così di movimento. Ok, quindi colla, ora andiamo a posizionare, direi, questi particolari qui, così. Ok, mettiamo anche questo, magari che mi piace di più, un po' più colorato. Sì, magari la stella marina la mettiamo un po' così sotto, perfetto. Per incollare questi utilizzo la mia flash bond, visto che i particolari non sono carta, preferisco utilizzare questa, anche perché crea proprio un po' di spessore sotto, vedete? Quindi preferisco utilizzare questa colla. Mettiamo questo qui. Stella marina la mettiamo sotto. Qua, incastrata, perfetto così, e poi andiamo in questo modo qui. Ora volevo ancora, prima di incollare questo in questo punto, voglio mettere. Qua c'è ancora una cosina da togliere, eccoci qua. Qua voglio far uscire un po' di corallini, quindi in questo modo qui. Vediamo come. Tagliamo così, questo lo mettiamo qua, perfetto. Ok, quindi metto la colla qui che terrà fermo tutto il resto. Così. Mi sarebbe piaciuto mettere ancora, vediamo un po', potrebbe, no. Allora, facciamo così. Adesso vado a tagliare l'etichetta e la da attaccare alla mia card, l'etichettina, facciamo così. Allora andiamo a timbrare con allora cerchiamo un timbro che possa andar bene. Allora utilizzerò una di queste frasi di augurio che ci sono su questo timbro, dove c'è un po' di tutto. E congratulazioni, buon compleanno, grazie, buona giornata, buon Natale, con simpatia, avete un po' tutto. Avete un po' una larga scelta che può andare bene per qualsiasi occasione. Io prenderei questo, Thinking of You, che mi piace, pensando a te. E adesso vado a timbrarlo sulla mia. Dunque, vediamo un po' cosa si può usare. Allora, utilizzerei un cartoncino proprio neutro. Sì, una cosa del genere. Va bene così. Allora, facciamo così, timbriamo. Adesso per timbrare utilizzo di nuovo il mio. Questo è un altro strumento che è una cosa
molto valida perché praticamente vi permette di timbrare più volte nella stessa posizione senza fare sbavature, perché non sempre il timbro viene perfetto al primo colpo. E quindi questa è un'ottima soluzione per avere una timbratura sempre perfetta. Quindi timbriamo la scritta. Vedete che avendo la possibilità di farlo più volte, potete non preoccuparvi più di tanto del fatto che alla prima volta non venga bene. E poi questo cosa vi permette di fare? Di non dover schiacciare proprio tantissimo, perché voi sapete che questi timbri in silicone, se voi schiacciate in maniera molto molto forte, ad un certo punto rischiate che la scritta venga un po' sbavata, perché andate ad esagerare sul timbro. E quindi invece riuscendo a fare così più volte, quindi a dover premere meno, la scritta vi viene precisa, ben delineata, senza sbavature. Quindi questo è un altro vantaggio. Direi che va bene così. Voglio ancora fare un pezzettino proprio qui. Ok, vediamo che è rimasto un pelino più chiaro. Quindi potete intervenire. Tra l'altro questo va bene per fare anche le timbrature con vari colori sullo stesso. Sapete che ci sono dei timbri che hanno, che ne so, il fiore, l'interno del fiore più scuro, il petalo leggermente più chiaro, quindi per fare le sfumature. Se non avete una piattaforma di questo tipo, chiaramente non potete farlo perché non è possibile. Vedete che in questo modo la scritta rimane bella nitida, perfetta e non sbavata. Ora voglio tagliare il mio. Allora, voglio mettere un quadratino questo. Chiudo il timbro perché già è quasi finito. Ok, si è quasi asciugato. Ecco, allora voglio ritagliare una cosa un po' carina. Quindi cosa faccio? Vado a bloccare la mia fustellina con un washi tape, perché i washi tape praticamente hanno una colla molto blanda e quindi quando voi passate il tutto sotto la fustella non si appiccica tanto, così almeno non rischiate poi di dover di strappare la carta con lo scotch quando lo tirate via. Quindi andiamo a fissarlo così. Magari mettiamone anche un altro dall'altro lato, perché non vorrei che poi mi si sposta nella fustellatrice. Ecco, mettiamo così, a posto, così siamo più tranquilli. E prendo di nuovo la mia mini fustellatrice. I due supportini, così, e vado a ritagliare la mia etichetta in questo modo qui. Ok, fatto. Voilà. Vedete che bella la mia etichetta fustellata. Ok, questa la voglio mettere qui, però facciamo una cosa, attacchiamo un pezzo della carta che ho utilizzato come base sul mio cartoncino. Quindi facciamo così, andiamo prima ad incollare il cartoncino, poi ritagliamo, così siamo tranquilli. Allora, così rimane anche un po' in rilievo, rimane più bella. Anche perché sotto voglio provare a mettere qualche corallino. Vediamo un po' se mi piace l'effetto, ma la mia intenzione è quella. Quindi andiamo ad incollare qui, così. Tagliamo con la forbice. Ok.
così. Ora vado a passare un pochino di stress, quello scuro però, visto che ho fatto nero no, non c'è neanche bisogno di sporcare il tampone perché rimane sempre sporco, ma così va benissimo perché lo voglio fare proprio appena appena, così. Ok, quindi metterei questo qui e questa sopra incollata così. Allora, subito vado ad incollare l'etichettina, così ci siamo tolti il pensiero. La incolliamo al centro. Facciamo una cosa d'occhio così, perfetto. Sì. E adesso volevo provare a mettere qualche taglio, qualche ramettino. Allora, proviamo un po', vediamo se quello che ho in mente volevo tagliare. Così, ok, qui tagliamo anche al centro, così ce lo gestiamo un po' come vogliamo noi. Allora, vediamo un po'. Psst, si sono incastrati. Ecco, volevo sì, così, e poi mettere un pesciottino qui. E quindi mettere ancora qualche sì, così mi piace. Allora, facciamo così, togliamone ancora un pezzettino. Così. Adesso dobbiamo solo capire come incollare. Allora, facciamo così. Direi. Che metto della colla qua dietro, mi sembra la cosa più Mi sembra la cosa più veloce. Allora, mettere della colla qui, così. E vado ad incollare sotto i particolari, in questo modo qui. Così direi che vanno bene. Adesso vado a mettere la colla dappertutto. Mettiamola anche qua sopra. Perfetto, così. Adesso aggiustiamo quello che si è mosso. Questo qui lo mettiamo qui. E possiamo andare ad incollare. Ok, in questo modo qui. Quindi volevo ancora mettere, sì, il mio pesciottino qui, perché proprio vi voglio far vedere. Ci siamo. Lo mettiamo qui, così. Quindi avete visto che ho incollato tanti particolari sulla mia card, proprio perché lo scopo era farvi vedere. Adesso sto aspettando solo un secondo che si asciughi leggermente per poterla sollevare senza che crolli. Qua ormai è tutto asciutto. Allora, se questi particolari fossero stati in gesso, chiaramente erano troppi, veramente vi sarebbe venuto una cosa molto pesante. Invece in questo modo qui voi avete una card che è leggerissima e quindi con pochissimi elementi avete fatto una cosa molto molto ricca ma leggera. Anche il video di oggi è terminato, spero che questa sia un'idea carina per realizzare una card, ma soprattutto che abbiate visto bene come appunto utilizzare
in mille modi, perché questo è uno dei modi, diciamo, in cui ho fatto vedere dove ci sono tantissimi oggetti su una card leggera. Immaginate utilizzare questi particolari fatti solo con la soft clay sugli album, sulle pagine degli album, su qualsiasi lavoro che vi venga in mente. E come dico sempre, se avete dubbi o domande, scrivetemi e sarò felice di rispondervi e cercherò di farlo più in fretta possibile. Se vi è piaciuto il video e non siete ancora iscritti al mio canale, fatelo così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!